carità sincera e comprensione reciproca per ricomporre le divisioni fra cristiani che sono vere e proprie lacerazioni inferte nella carne del Signore. Nella suggestiva cattedrale patriarcale di Mskheta, centro spirituale della Chiesa ortodossa georgiana, Papa Francesco ha espresso ancora una volta gioia per il pellegrinaggio compiuto e per l'accoglienza ricevuta soprattutto da parte del Catolicos patriarca di tutta la Georgia, Ilia II. A tutti ha chiesto di procedere con pazienza lungo il cammino dell'unità, coltivando la fiducia gli uni negli altri, senza paura e senza scoraggiarsi, certi che le contrapposizioni possono essere sanate e gli ostacoli rimossi, senza rinunciare mai alle occasioni di incontro e di dialogo. Nonostante i nostri limiti e al di là di ogni successiva distinzione storica e culturale, ha concluso il Pontefice, siamo chiamati a essere uno in Cristo Gesù e a non mettere al primo posto le disarmonie e le divisioni tra i battezzati, perché davvero è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci divide.